ormai si sono evoluti. Cioè, iscriviti, vabbè, in realtà non lo sto vedendo da qua, lo sto vedendo sul computer, va? Finiamo con questa sceneggiata, insomma, questa stupidata. Cioè, ditemi voi. Cioè, questi pure su Instagram mi devono rompere le scatole. Ho le ultime parole famose, a quanto pare. Avevo detto in quell'altro video che sicuramente sarà collegato a quello, sicuro. Ecco come mi ha fatto a trovare questo qui. Che voi sicuramente non avrà manco visto il video, perché se l'avesse visto, quello è stato un video ironico. Cioè, io quel titolo, quella cosa là, l'ho messa così per attirare l'attenzione. Caro mio, se mi stai vedendo. Sei uno stupido. Io vorrei dirti di peggio, ma non posso. A maggior ragione per il fatto che ci troviamo su internet. E io, gente come te, gli sputo in faccia, senza scrupoli. Cioè, mi hai messo pure il link, giustamente. Sicuramente, questo qui mi ha trovato, perché ovviamente io ho caricato, ho messo come post questo qui. Uno, di regola, ci dovrebbe anche arrivare. Se è attento, uno ci arriva. Anche da alcuni Easter egg più o meno che ci sono nella foto, cioè nel post, tipo questo o questo. Poi film e animazione, cioè proprio, sarò pignolo, però, se la devi fare una cosa, la devi fare pur bene, eh. Ragazzi, magnifico. Dopo un po' di tempo mi sono accorto che avevo sbagliato a inserire il cavo del microfono. Invece di metterlo nell'entrata del microfono, l'ho messo su quello delle cuffie. Quindi fino a mo' non si è sentito niente. Mi trovavo nel treno, dovevo vedere le varie notifiche. Trovo una richiesta. Già da come avevo visto, così a primo impatto, il link di YouTube, già avevo detto, stat boom. Si intravedeva comunque, scrivi. Iscrivi poi, iscriviti. Io mi devo iscrivere, non iscrivi. Chi è che vuoi che ti iscriva? Devo chiedere a qualcuno che si iscriva al tuo canale, cioè, capisci? Non so se avete capito, ma dovrebbe essere iscriviti, ricambio. Italiano, troppo bello, poi si lamentano dell'Italia che è considerata una schifezza. Vorrei vedere, c'è gente come a questo, vorrei vedere. Ah, perfetto. Veramente mi sto rimbecillando, raga. Cioè, veramente. Allora, stiamo facendo un video, per favore. Scusate, sto parlando come fra me e me, perché qui a quanto pare la mente e il corpo non sono ben collegati. Allora, stiamo facendo un video. Possiamo farlo per bene? Ripigliati, ok? Ci siamo connessi, almeno spero. Non lo so. Vabbè, ma speriamo. Sono questi i veri elementi che porteranno il nostro paese alla vittoria. Come a dire, Salvini, levati. Già Salvini, vabbè. Quello, vabbè, non ne parlo. Ma pure tu, eh. Io e Ci stavano gli Vitaglietta studini non andiamo ieri, Pietro. d'accordo. No, tu e l'italiano non andate d'accordo. E questa è la verità. Sempre film e animazione. Tu sei fissato. Vabbè, stavolta ci hai azzeccato perché comunque gli anime sono animazione, insomma. Ma prima non ci avevi azzeccato con Fortnite, eh. Cioè, Fortnite è un gioco, un videogioco. Sto solo facendo delle osservazioni. Non ti sto criticando, dai. Molta gente capita che con tutto ciò che uno gli spiega le cose, spiega tutto l'ambaradan. Se voi ti vedi il video, quello che ho fatto, se volete vi metto il video qui, ve lo vedete perché lì spiego come appare questo iscritto ricambio, iscrivi ricambio. Poi ci sono le persone che veramente ti fanno venire la nausea, perché poi non è che uno dice, ma vabbè, te la fai passare, fai finta di niente. No, non te la fai passare, perché certe persone proprio ti tartassano, cioè ti rompono le scatole. Prima stava solamente su YouTube, poi è passato anche a Google Più, perché c'è un gruppo proprio che si chiama Iscritto Ricambi, cioè. Voilà, ma è passato anche Instagram, cioè insomma, sto fenomeno, cioè, non so se finirà mai, non lo so, ma sicuramente sarà arrivato anche su Facebook questo fenomeno, sicuramente, cioè, poi magari in questo momento ci sarà pure una manifestazione con i cartelloni grossi a dire iscritto ricambi, andranno dal presidente. Presidente? Presidente? Presidente della Repubblica gli diranno iscritto ricambi. Dopo questo video io veramente posso dire che rifiuto. Io spero che questo video sia stato chiaro. Non fate più sta cosa perché veramente vengo a casa vostra e vi spacco le gambe. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Mai avrei pensato che YouTube
Sarebbe stato popolato da questa gente qua. Comunque, belle ragazze. Ciao e arrivederci. Presidente?